Buongiorno, io sono Katia Occhi e sono ricercatrice di storia moderna all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Vi do il benvenuto al primo webinar della Tavola Ovale, anche da parte del nostro direttore, il professor Christoph Cornelissen, che in questo momento sta tenendo lezione a Francoforte e quindi non può partecipare a questo incontro. Come sanno tutti quelli che ci seguono da tempo, la Tavola Ovale è un ciclo di incontri ad invito per favorire lo scambio scientifico tra chi si occupa di storia moderna. L'idea era quella di avere un momento, uno spazio libero di aggiornamento e di confronto su ricerche in corso, per cui ad ogni incontro noi invitiamo una o due partecipanti che propongono un tema storiografico, una ricerca avviata, oppure la discussione su un libro o su un articolo. L'idea era quella di trovarsi attorno alla tavola ovale, quindi la tavola dell'aula piccola dell'Istituto Storico, per fare un confronto scientifico sereno ed informale e contemporaneamente una discussione in un momento conviviale. Il comitato scientifico delle tavole ovali è composto dai modernisti dell'ISIG, quindi la mia collega Fernanda Alfieri, Claudio Ferlan, Massimo Rospoker e la sottoscritta. Dalla fine del 2019 al nostro gruppo si è aggiunto anche Enrico Valseriati, che oggi fa il regista di questo incontro e lo ringrazio per questo motivo. La nostra tavola ovale ieri ha compiuto 5 anni, ci siamo trovati per la prima volta il 25 maggio del 2015 con Lucio Biasiori. Naturalmente oggi la complessità della situazione in cui ci troviamo non ci consente di avere l'aspetto, diciamo, conviviale della tavola ovale, ma ci ha offerto in compenso la possibilità di ampliare il gruppo delle persone che possono partecipare e anche il gruppo dei relatori invitati, come il caso appunto di Matteo Pompermaier, che è qui oggi e che avrebbe dovuto invece trovarsi a Stoccolma. L'iniziativa della Tavola Ovale inizia oggi in formato webinar e proseguirà anche nei mesi successivi. Già a giugno abbiamo fissato due incontri e poi vi daremo il calendario preciso. Noi abbiamo deciso di trasformare le Tavole Ovali in webinar perché, come ISIG, aderiamo al progetto della Fondazione Bruno Kessler. Meno virus, più conoscenza. Quindi abbiamo messo a disposizione del pubblico, dei nostri colleghi, sul nostro sito dell'ISIG, tutta una serie di materiali che potete scaricarvi, che sono liberi. Quindi trovate i nostri libri, i nostri articoli, inventari e banche dati di progetti di ricerca, frutto di schedature di fondi archivistici, ma anche interviste delle nostre colleghe e dei nostri colleghi. Come sapete tutti, noi siamo storici, quindi le nostre competenze sono nelle scienze umane, ma meno virus più conoscenza comporta anche di imparare i ferri del mestiere di coloro che si occupano di cose tecnologiche. E quindi voglio ringraziare particolarmente le mie colleghe e i miei colleghi perché, della ricerca, perché hanno aderito tutti con entusiasmo a questo tipo di iniziativa che è stata lanciata. Non avremmo potuto fare questa cosa senza naturalmente il gruppo che si chiama Supporto alla Ricerca, quindi anche i colleghi dell'amministrazione sono per noi preziosi in queste fasi complicate. Se i seminari più piccoli, le tavole ovali o i seminari di storia contemporanea li terremo quindi in formato webinar, ci sono delle cose alle quali abbiamo dovuto rinunciare e quindi la settimana di studi che quest'anno è dedicata a ambiente di infrastrutture dalla prima età moderna all'oggi, sfide, saperi ed innovazioni, che è organizzata in collaborazione con il Rachel Carson Center di Monaco, è stata posposta al 2021. Quindi vi ricordo che l'evento si terrà il 22, il 23 e il 24 settembre del 2021 nella nostra sede. Detto questo, non voglio sottrarre altro tempo a Matteo Pompermaier e lo presento. Matteo è Doctor Europaeus in Storia Moderna presso l'Università di Rouen in cotutela con l'Università di Padova. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente il mercato del credito nelle società di antico regime e in particolare il ruolo delle osterie veneziane in tale contesto, sul quale sta preparando una monografia che uscirà per l'École française di Roma.
Attualmente, come vi ho detto, Matteo è ricercatore presso la Stockholm School of Economics, dove si occupa di studiare i rapporti del credito fra privati in Svezia e in Finlandia tra il 1750 e il 1910. Il tema della tavola ovale di oggi è l'economia del fazzoletto, poveri, credito e sopravvivenza a Venezia nel XVIII secolo, in cui avremo modo di seguire il funzionamento e l'evoluzione del sistema di credito legato al commercio e al consumo del vino a Venezia, un'attività che veniva strettamente controllata dalle magistrature a scopo fiscale, doganale e di ordine pubblico. Un'attività che, come avremo modo di sentire, coinvolgeva gli abitanti di tutte le contrade cittadine e immetteva nel circuito di vendita un variegato quantitativo di oggetti che venivano lasciati in pegno ai creditori. Quindi, prima di dare la parola a Matteo, ricordo semplicemente alcune informazioni di servizio sulla privacy. Vi invito a spegnere i microfoni e i video per consentire un miglior funzionamento del nostro incontro. E vi ricordo che alla fine della presentazione di Matteo potrete fargli delle domande che verranno raccolte nella chat e poi lette dal mio collega Enrico. Quindi a questo punto do la parola a Matteo e prego. Prego, Matteo. Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto grazie per la presentazione e vi ringrazio anche per avermi invitato a condividere le mie ricerche alla vostra tavola, anche possiamo dire tavola virtuale questa volta. E adesso vedo se riesco a ricondividere lo schermo e direi di cominciare subito con la presentazione. Mi confermate che vedete il PowerPoint, Katia? Benissimo. Sì. Allora, quello di cui parleremo oggi è beh, già abbastanza evidente dal titolo, cioè parleremo di credito, di poveri e di sopravvivenza, che sono un po' gli elementi alla base di quella che ho chiamato l'economia del fazzoletto. In seguito vedremo anche di cosa si tratta e anche perché si chiami in questo modo. Il contesto è ovviamente quello di Venezia nel XVIII secolo, con qualche excursus anche un po' più indietro nel tempo. Molto brevemente una panoramica di come si suddivide questa presentazione, tanto per darvi qualche riferimento. Si divisa in tre parti, diciamo. All'inizio farò una contestualizzazione su quella che si può ben definire una peculiare offerta di credito, che vede sovrapporsi due elementi un po' inaspettatamente, come il vino e il denaro, e che aveva luogo nelle osterie e nei bastioni. I bastioni erano dei magazzini nei quali si vendeva vino da asporto di Venezia. Nella seconda parte, invece, vi darò qualche riferimento riguardo alle origini e al modo di funzionamento di questa attività di credito. E ne vedremo anche il volume, la dimensione, per capirsi, quindi sostanzialmente andremo a vedere più nello specifico di che cosa si tratta. Infine, anche sulla scorta di quanto detto nelle prime due parti, vi definirò che cos'è l'economia del fazzoletto e, come detto, perché si chiama in questo modo un po' curioso. Sempre proseguendo sulla contestualizzazione, questa presentazione si basa sulla mia tesi di dottorato, che ho discusso nell'aprile del 2019, circa un anno fa, in Francia, quindi per questo i titoli sono in francese, e nello specifico si focalizza la presentazione sulla seconda parte della tesi, che riguarda appunto dei prestatori un po' inattesi, dunque l'attività di prestito su pegno di osti e bastioni. Possiamo dirlo subito e molto apertamente, non è una cosa così sconvolgente in realtà che gli osti fossero anche dei creditori, soprattutto per delle piccole necessità, per dei piccoli importi. È una cosa che si trova anche nel contesto rurale veneto, e ne parla ad esempio Marino Berengo. Lo troviamo anche a Parigi, ad esempio, non nella città, ma nei débits de boisson, quindi degli spacci di vino che si trovavano lungo le mura della città, soprattutto in corrispondenza delle porte, ma è una cosa che recentemente ho scoperto esisteva anche a Trento,
Infatti negli statuti, nei nuovi statuti ecclesiali del 1528 c'è una regola specifica che vieta agli osti di fare credito ai figli di famiglia, quindi ai figli di buona famiglia, alle mogli senza il permesso dei mariti e a coloro che avevano meno di 25 anni. Ci sono anche altri riferimenti curiosi, tipo l'oste di Tione poteva far credito per massimo 3 mesi, ed è un'interessante coincidenza con il caso veneziano, e ad esempio l'oste di Roncone che poteva far credito fino al San Michele, probabilmente la data di una corrispondenza di una fiera, immagino. La differenza con il caso veneziano è che le autorità pubbliche non si sono limitate a tollerare questa attività o semplicemente di inserire qualche paletto normativo, ma hanno sostanzialmente deciso di formalizzare l'attività mettendola sotto il controllo di una specifica magistratura cittadina, che era la giustizia nuova, o meglio, i provveditori e sopraprovveditori alla giustizia nuova. Pertanto è proprio per questo motivo che oggi possiamo contare su un ricco corpus documentario. Di fatto abbiamo un sacco di fonti, soprattutto per vari motivi settecenteschi, che ci hanno permesso di ricostruire questa attività di credito. Nelle fonti il primo riferimento è quello che vedete in alto, che ho tratto dalla Mariegola, dunque dagli statuti, dal libro delle regole del consorzio dei mercanti bastionieri di Venezia, ed è una regola praticamente che stabilisce di fatto che gli osti e tavernieri di questa città, come potete leggere, abbiano licenza, libertà di farsi dar pegni da quelli che avranno mangiato e bevuto nelle osterie. Sfortunatamente non è datata, molto sfortunatamente direi, però vi è semplicemente riferimento a una bergamina, dunque a una pergamena, e il supporto cartaceo è già di per sé in un certo senso indicatore dell'antichità della regola, e oltretutto il fatto che nel Settecento, quando questa regola è stata copiata, non avevano nemmeno loro idea probabilmente di quando risalisse questa norma. Il primo riferimento datato invece è quello che vedete in basso, risale al 2 aprile 1388 e in esso si stabiliscono principalmente due cose, ovvero che gli osti prima di vendere i pegni dovevano mostrarli, presentarli alla giustizia nuova e che tutto il sovrappiù guadagnato dalla vendita degli stessi oggetti doveva essere restituito a chi di pertinenza. Facciamo un attimo un passo indietro. Osti e bastionieri, dunque i gestori dei bastioni, che dicevo essere dei magazzini nei quali si vendeva vino da asporto, erano al centro di una rete, di un'offerta di credito su pegno. Immagino che tutti sappiano all'incirca come funziona un credito di questo tipo. Se non altro può essere che qualcuno abbia visto quei programmi che fanno spesso su Cielo, nei quali si vedono questi pawn shop americani a gestione familiare. Riassumendo molto brevemente, un cliente, chi necessita di denaro, si reca, in un caso specifico, in un'osteria, in un bastione, e impegna a garanzia di un prestito un oggetto, sul valore del quale viene stimato anche proprio il valore del prestito, dopodiché ha un determinato periodo di tempo per ritornare, restituire i soldi più, che aveva ricevuto in prestito, più l'interesse, e riscattare il proprio oggetto. Se ciò non avveniva, entro i periodi stabiliti per legge, l'oggetto veniva poi in seguito venduto in modo che il creditore potesse rientrare dell'investimento. In questo caso le aste erano organizzate e gestite dalla stessa magistratura che controllava un po' tutto il sistema, ovvero la giustizia nuova, che si occupava, come vedremo più nello specifico in seguito, di vendere questi oggetti tramite delle aste pubbliche che venivano organizzate nelle vicinanze del ponte di Rialto. Questa regola, quella del 2 aprile 1388, è molto interessante sia per quello che ci dice, ma anche per quello che non ci dice, almeno non direttamente, e nello specifico che a questa data capiamo che si tratta di un sistema che è già strutturato, perché non si tratta di dire ok, osti, potete fare questa attività o non farla, ma si vanno a regolare, si vanno a definire dei dettagli, che per quanto siano dettagli molto importanti, sono comunque
delle questioni molto più specifiche. Siamo a 6 anni dalla fondazione, dalla creazione dei banchi di prestito su pegno in quello che a inizio 500 diverrà il ghetto veneziano, e a 70 anni dalla creazione del primo Monte di Pietà a Perugia, quindi 70 anni prima rispetto alla fondazione del primo Monte di Pietà. Dunque è abbastanza presto, io sono modernista, per me è molto indietro, ma per un medievista probabilmente non è la stessa cosa, però questo ci dà anche un po' un riferimento temporale rispetto alle altre offerte di credito normalmente studiate nell'epoca moderna e che, bene o male, sono molto, molto, molto più note, se non altro, di questa. Dunque, abbiamo detto che al centro di questa offerta di credito vi erano osterie e bastioni. Osterie e bastioni erano due centri molto diversi fra loro e offrivano servizi diversi. Come potete vedere dalla cartina a sinistra, le osterie erano localizzate esclusivamente nelle vicinanze del Ponte di Rialto e della Piazza San Marco, ovvero il cuore commerciale e amministrativo della città. Già la loro posizione è indicativa in un certo senso, ma lo dicono gli stessi osti nella loro Mariegola, quindi sempre nel libro nei loro statuti, insomma. Il loro servizio, il servizio alle osterie, è rivolto principalmente a forestieri e, cito testualmente, a persone morbinose e benestanti, ovvero a persone allegre e benestanti. Dal punto di vista pratico, dispongono di locali, ovviamente di stanze, nei quali i forestieri possono alloggiare, soggiornare, e di locali nei quali i clienti potevano fermarsi per mangiare o per bere. Al contrario, nei bastioni ciò non accadeva. Beh, innanzitutto possiamo vedere già dalle due cartine che la loro localizzazione nella città era molto diversa, infatti i bastioni sono sparsi un po' ovunque nella città, dovevano essere teoricamente uno per parrocchia, anche se molto spesso ne troviamo anche più di uno, e il loro servizio era rivolto principalmente alla popolazione di classe medio-bassa della città. La particolarità del bastione è che si trattava, o era pensato per essere, un luogo di non socialità, nel quale i clienti si recavano per acquistare il vino da asporto, che poi ovviamente doveva essere consumato all'interno della sfera domestica. Quindi diciamo che il bastione sarebbe stato perfetto in questo periodo di confinamento da coronavirus, quindi sarebbe mantenuta la distanza sociale fra i clienti. Quindi da un lato abbiamo la norma che ci dice che i bastioni sono per l'appunto dei magazzini nei quali si vendeva da asporto, e dall'altra invece abbiamo la pratica, e sappiamo che così non era. Come ad esempio dimostrato da questo processo. Ho scelto di mostrarvi questo processo perché è molto interessante. Fortunatamente è uno dei primi che ho ritrovato quando ho iniziato la mia ricerca all'Archivio di Stato di Venezia, e dico fortunatamente perché mi ha permesso di comprendere molto meglio con che cosa avessi a che fare, insomma con che tipo di operazioni di credito avessi a che fare. È la storia, il processo di Bortolo Bodai, un 35enne che era un orese, quindi un orafo di professione, era nato a Mestre, ma viveva a Venezia da molti anni, in quello che ancora oggi si chiama Rio Terà dei Birri, se non sbaglio è nel sestiere di Cannaregio. Nel corso del tempo, di circa 2 anni e mezzo, egli aveva impegnato una serie di oggetti che aveva dichiarato essere d'argento, che poi si scoprirono essere dei falsi. Lo vedete nell'immagine a sinistra. Il capobastione non si fidava, ha fatto esaminare questi oggetti per il sospetto e le rilevò anche per false. Non è tanto interessante il caso processuale in sé, è molto più interessante quello che ne segue. Naturalmente il capobastione denuncia Bortolo alla giustizia nuova, la giustizia nuova apre un processo, convoca Bortolo e inizia a fargli delle domande di carattere generale, cercando di capire cosa fosse successo. E il punto probabilmente più interessante è questo, quello che vedete nell'immagine a destra, nella quale Bortolo descrive come sia nato il suo debito nei confronti del bastioniere. Vediamo, io gli devo 160 o 163 lire,
lire venete, chiaramente, e non è un grande importo, calcolate che più o meno a quest'epoca era la paga di un mese del capobastione, e invece è un debito che Bortolo aveva accumulato nel corso di circa due anni e mezzo, e queste 160 lire si componevano di companatico, quindi cibo che si accompagnava al pane, vino consumato al magazzino, qualche mezza lira di vino che aveva usato, che aveva preso per consumo domestico, qualche soldo, vedete, che aveva perso giocando a carte in compagnia del capobastione stesso, del creditore stesso, oltre a 50 lire esborsatevi più volte in effettivo contante. Comprendiamo quindi subito che le operazioni erano miste, credito e consumo venivano in un certo modo a sovrapporsi, e quindi Bortolo aveva costruito il suo debito nel tempo per vari motivi, quindi per cibo, per vino, per soldi in contanti e per altri motivi, come ad esempio i soldi persi a carte, giocando a carte. È qualcosa che possiamo trovare in un bastione o in un'osteria, ma che non ci sogneremo mai di vedere nelle carte relative a un Monte di Pietà, per esempio, o a un banchiere di altra natura. Quando ci approcciamo allo studio di un'offerta di credito, ci chiediamo sempre quale sia il costo del capitale, ovvero all'interno di tutte queste operazioni fatte da Bortolo, per esempio, qual era il costo, voglio dire, qual era il costo del denaro, qual era il prezzo che Bortolo doveva pagare per il denaro ottenuto in varie forme a credito. Il costo del capitale è formato solitamente da due elementi, c'è la parte consistente in tasse, che sono molto ben esplicitate nelle fonti e corrispondono a un soldo per bollettino, quindi un soldo per ogni operazione per la quale veniva rilasciato un ticket, sostanzialmente, che si chiama, per questo si chiama bollettino. E normalmente dovremmo trovare anche un tasso di interesse, ovvero il guadagno per il creditore. Qui sono iniziati i problemi, i tempi, perché io non ho mai ritrovato nella documentazione ufficiale alcun riferimento all'interesse pagato dai debitori. Inizialmente pensavo che fossero operazioni esenti da tasso di interesse e che il guadagno di Osti e Bastionieri derivasse solo dal fatto che fosse un'economia di scala, in pratica, ovvero potendo far credito ai propri clienti potevano aumentare le vendite e in questo modo aumentare anche i profitti. Però non era proprio tutto qui, nel senso che Osti e Bastionieri avevano trovato anche un altro modo tramite il quale guadagnare da questa attività, ovvero che una parte delle operazioni, una parte del credito era erogato sempre in vino. Ho ritrovato questa informazione in diversi autori ottocenteschi che descrivevano il sistema sociale, tra virgolette, veneziano precedente, e quindi sono abbastanza certo del fatto che in ogni operazione di credito i due terzi al massimo i due terzi del valore stimato venisse erogato in contanti e minimo il restante terzo in vino. Nella pratica significa che se io mi recavo in un bastione impegnando un fazzoletto avrei potuto ricevere due terzi del valore stimato in contanti e almeno un terzo in vino. Dunque, riassumendo, si tratta formalmente di operazioni che sono esenti da tasso di interesse. Nella pratica, però, un terzo di prestiti veniva erogato in vino e dunque gli Osti e Bastionieri il guadagno di Osti e Bastionieri risiedeva nella differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita del vino, oltre chiaramente al valore del vino stesso. Sappiamo che c'è un nome specifico per il vino che veniva utilizzato in queste operazioni, che è il vin da pegni, e sappiamo anche dalle descrizioni sempre di questi autori ottocenteschi che era un vino di una qualità particolarmente bassa e che si allontanava molto dal prezzo che veniva naturalmente calmierato, che veniva deciso dalla giustizia nuova e dai governatori delle entrate, che è un'altra magistratura veneziana, su base mensile. Partendo da questa informazione ho provato a stimare anche quale fosse di base il tasso di interesse, semplicemente per capire quale potesse essere il guadagno per operazione per i creditori. Questo dato che vedete, circa il 7% su base trimestrale, si riferisce ai prezzi del vino di inizio Settecento, se non sbaglio del 1706.
E vedete che il tasso di interesse è abbastanza elevato perché siamo un 7% su base trimestrale, che era la durata massima teorica, almeno per quanto stabilito dalla legge dei prestiti, che tramutato su base annua fa un 28%. Dunque, riassumendo un po' tutto quello che abbiamo visto, si capisce abbastanza bene che questa offerta di credito funziona bene nel caso di piccoli importi di prestiti principalmente destinati al consumo e a operazioni di tipo quotidiano, ed è altrettanto, invece, assolutamente sconveniente nel caso di importi più importanti. Una volta descritto quindi il sistema, possiamo cercare di capire quale fosse la sua importanza nell'ambito cittadino, quale fosse il volume di questo circuito del credito. Nel corso della mia ricerca sono riuscito a costruire un database con oltre 30.000 valori di prestiti erogati nel corso del XVIII secolo e, basandomi su questo database, ho stimato un valore medio di un prestito, del prestito pari a 3,32 lire veneziane decimali, mentre la mediana è di 2 lire. Mediana e media sono così distanti perché effettivamente c'è una grossa dispersione dei valori, perché andiamo da prestiti che vanno da un soldo, dunque un ventesimo di lira, fino a oltre 200 lire venete. E questo si capisce abbastanza bene anche dalle due torte che vedete sulla destra, dove i prestiti, la distribuzione dei prestiti secondo il loro numero vede un 86% dei prestiti inferiori a 5 lire, mentre secondo il valore questa percentuale diminuisce al 55%, perché ci sono pochi prestiti di valore elevati che però hanno una grossa influenza sul valore totale. Ad ogni modo, come è abbastanza visibile dal grafico sulla sinistra, la maggior parte dei prestiti è compreso nel range che va da mezza lira a 2 lire. Stiamo parlando di oltre 16.000 operazioni, quindi circa il 52% del campione totale. Abbiamo detto che gli oggetti che venivano impegnati e che non erano riscattati in tempo venivano rivenduti dalla giustizia nuova all'asta in modo che il creditore potesse rientrare nel proprio investimento. Tramite la documentazione prodotta dalla giustizia nuova nell'ambito delle sue operazioni, sono riuscito a ricostruire gli andamenti delle aste con molta precisione, direi anche, in due periodi. Il primo periodo va dal 1745 al 1762, mentre il secondo sono i primi anni 90 del Settecento. E vediamo che il range di oggetti venduti va da circa 40.000 all'anno nel 1745 a oltre 120.000 negli anni 90 del Settecento. Quindi stiamo parlando di un volume molto importante. Capiamo subito che per vendere un quantitativo di oggetti così elevato le aste dovevano avere praticamente cadenza quotidiana, e così era anche nella realtà. Qui ho ricostruito le aste nel 1755, nel quale furono venduti circa 61.000 oggetti, e vediamo che, fatto salvo per i giorni festivi, che sono quelli in giallino, le domeniche, che sono le date e i numeri in grassetto, vi erano aste, che sono le tabelline colorate in grigio, praticamente quotidianamente, in un campo, in una piazza adiacente al ponte di Rialto. Numeri molto elevati, ma dobbiamo considerare che si tratta comunque di cifre parziali, in quanto sono solamente gli oggetti impegnati e non riscattati in tempo dai debitori. Tramite diversi metodi di stima sono riuscito anche a calcolare quale fosse il tasso di riscatto, ovvero il tasso di rimborso dei prestiti, e vediamo che nel primo periodo, quindi 45-62, questo tasso si aggira attorno ai 2/3 dei prestiti, quindi 2/3 dei prestiti venivano rimborsati, mentre nel secondo periodo, i primi anni 90, la media cala alla metà dei prestiti. Questo porta il totale degli oggetti impegnati complessivamente a una cifra compresa fra i 124.000 del 1745 e le 245.000 del 1794. È un volume, direi, impressionante, anche perché dobbiamo considerare che all'epoca Venezia aveva una popolazione bene o male stabile che si aggirava fra le 145 e le 150.000 unità.
che si possono a loro volta suddividere in 25-30.000 nuclei familiari, i quali logicamente non erano tutti coinvolti in questo tipo di commercio, in questo tipo di offerta di credito. Dunque, anche considerandole tutte, tutti i 25-30.000 nuclei familiari, arriviamo a una media che è abbastanza elevata di, a seconda dell'anno, 5-10 oggetti impegnati all'anno. Una riprova di questi calcoli si ritrova in questo documento che è datato 31 agosto 1761 e che ci mostra la giacenza di vino e di oggetti nei bastioni cittadini a questa data, ovviamente. Nel dettaglio che vedete in questa slide, vedete nella colonna di sinistra abbiamo il nome del bastione, nella colonna centrale invece la quantità di vino in giacenza, mentre sulla destra il quantitativo di pegni espresso in migliaia di lire. Il totale complessivo in basso a destra arriva a 703.800 lire e dal conteggio sono esclusi anche tre bastioni, quindi sarebbe anche più elevato. Sono circa 115.000 ducati e, considerando il valore medio precedentemente stimato di 3,32 lire, arriviamo a un totale di oltre 210.000 pegni. Vorrei sottolineare ancora una cosa. Se vedete, il secondo bastione, quello di Ruga Giuffa, aveva in giacenza, al 31 agosto 1761, 200 bigonce di vino. E una bigoncia corrisponde a circa 150 litri, dunque il bastione a quella data aveva nei suoi magazzini 30.000 litri di vino, che è un valore molto consistente se consideriamo che contemporaneamente, sebbene con giacenze inferiori, ma c'erano altri 50-55 centri che vendevano vino sparsi per la città. In questo brutto ma molto colorato grafico possiamo vedere una cosa abbastanza interessante. Mi dispiace, avevo solo la versione in inglese, ma penso che non sia un grosso problema. Innanzitutto possiamo capire che da dove deriva il nome l'economia del fazzoletto, è semplicemente dal fatto che gli oggetti maggiormente impegnati fossero fazzoletti. Si tratta di un database che ho sempre raccolto in base agli inventari di osterie e di bastioni che ho ritrovato lungo tutto il Settecento e oltre ad avermi dato lo spunto per trovare il nome, capisco che non sia particolarmente fantasioso, ma insomma funzionava abbastanza bene, mi ha permesso anche di capire che il 90-95% degli oggetti impegnati erano di natura tessile, quindi abbiamo fazzoletti, abbiamo tovaglioli, quindi oggetti di uso quotidiano, abbiamo vestiti di varia natura, sia maschili che femminili, e altri oggetti che tipicamente appartengono al corredo, come lenzuola, fodere ed altri tipi di oggetti di questo tipo. Conferma ancora una volta il valore abbastanza ridotto delle operazioni. Una cosa che non ho detto, ma che forse rende meglio l'idea, è che a che cosa corrispondono 3,32 lire, ovvero il valore medio. Diciamo che con questo importo a metà Settecento si poteva acquistare in un negozio di merce d'occasione, quindi di seconda mano, una carpetta, ad esempio, che è una gonna tipica delle donne popolane veneziane, oppure due paia di calze di cotone, o visto che un terzo di 3,32 lire era erogato in vino, forse è col vino che possiamo fare il miglior confronto, e con 3,32 lire nel corso del Settecento, naturalmente il valore del vino oscilla nel corso del tempo, ma si potevano acquistare fra gli 8 e i 12 litri di vino, ovvero quelli che bastavano per il consumo di una famiglia media fra 2 e 3 giorni, dunque capiamo che l'importo era abbastanza ridotto. Mi avvio verso la conclusione e ho aperto con una vicenda, la vicenda di Bortolo Bodai, per l'appunto l'orese che aveva impegnato degli oggetti di finto argento, e vorrei avviarmi verso la chiusura appunto con un'altra vicenda, che è quella di Caterina Vesentina. E penso sia importante perché queste due storie messe a confronto ci possono dare un'idea di quale fosse la forbice, voglio dire, di quali fossero
individui che potevano far riferimento a questo tipo di contesto, a quella che per l'appunto si chiama, ho chiamato economia del fazzoletto. Riassumendo molto velocemente, Caterina era una donna accusata di praticare la professione di affittacare, dunque di affittare le camere abusivamente, senza pagare il dazio, e in questi casi la giustizia nuova, che aveva autorità anche in questa materia, ha avviato un'indagine. E come si fa a sapere che cosa fa, quali sono gli affari di un individuo? Beh, come fareste anche oggi, si chiede ai vicini di casa, naturalmente, che sono ben lieti di raccontare di cosa vivesse la donna. In basso ci sono le tre testimonianze che ho ritrovato nelle fonti, e sono tutte e tre abbastanza simili, ma molto, molto indicative. Innanzitutto, dalla prima testimonianza sappiamo che la donna non praticava più la professione di camera locante, di affitta camere, quindi per quello non pagava il dazio, ma sappiamo che la donna ha mangiato quanto aveva per sostentarsi, comunque ha speso tutto quello che aveva per sopravvivere, dopo che suo marito si era arruolato per andare a combattere probabilmente i turchi a Candia, mi pare lo dica in un'altra parte del processo, e nel tempo ha impegnato le sue robe per vivere. Nella seconda testimonianza invece vediamo che è una povera donna che per vivere manda a prendere del vino al magazzino, al bastione, sul pegno di un tovagliolo, ed è una povera donna che non ha più niente al mondo, avendo impegnato tutto per sostentarsi e per pagare l'affitto di casa. Naturalmente il vino all'epoca non era una bevanda esclusivo scopo ludico, come per molti oggi, ma era un alimento essenziale all'interno della dieta quotidiana degli individui, perché aveva un apporto calorico molto importante. Dunque Caterina sopravviveva impegnando per l'appunto un fazzoletto o un tovagliolo alla volta. Possiamo quindi proseguire e riassumere, in base a quello che abbiamo detto finora, quali sono le caratteristiche dell'economia del fazzoletto, dunque di cosa si tratta. Beh, abbiamo visto il basso valore dei prestiti, dall'altro lato però l'alta frequenza delle operazioni, il fatto che fosse principalmente un credito finalizzato al consumo, un credito che nell'ambito dell'offerta di ossi e bastonieri viene quasi proprio a sovrapporsi al consumo, e grazie a questo tipo di attività abbiamo una valorizzazione degli oggetti di uso quotidiano, anche quelli che a prima vista possono sembrare più miseri, meno importanti, come per l'appunto tovaglioli e fazzoletti, che invece costituiscono la base delle operazioni di credito, e nel caso di individui più sfortunati come la povera Caterina, rappresentano veramente una fonte di un modo per sopravvivere. Concludendo, abbiamo quindi ricostruito i contorni di un'offerta di credito che presenta delle caratteristiche in un certo senso uniche. Abbiamo visto qual era il ruolo importante dal punto di vista socio-economico di osterie e bastioni all'interno del contesto cittadino. Penso si possa dire che Osti e Bastonieri non erano semplici venditori di vino, perché avevano delle capacità anche tecniche molto importanti. Stimare un oggetto non è un'operazione facile, come possa sembrare. E abbiamo forse spostato ulteriormente il limite verso il basso. L'economia del fazzoletto potrebbe veramente essere al confine fra credito e carità, e tutta questa vicenda ci apre una finestra su come riuscissero a gestire la povertà le società di antico regime, di epoca moderna, uscendo un po' dalla logica che è sempre che ha dominato un po' la bibliografia della contrapposizione fra banchi ebraici e monti di pietà. Io mi fermerei qui e vi ringrazio. Grazie Matteo, grazie per la tua relazione nuova, insomma una ricerca che porta delle informazioni insomma poco note, che consentiranno poi di fare anche
un esame, una riflessione sui sistemi creditizi veneziani che sono stati studiati, come dicevi tu, per altre forme e modalità di credito dei banchi ebraici, ma piuttosto che il credito che appunto circolava attraverso i contratti notarili. E quindi per noi è particolarmente, ti siamo particolarmente grati per essere qui a presentare questa ricerca.